Senti, Emergency è una ONG, è una grande ONG presente in tutto il mondo, però oggi, proprio negli ultimi mesi, la parola ONG desta diffidenza, no? Per i noti fatti che riguardano i famosi taxi dei migranti. Che cosa sta succedendo? Ma ci ho pensato a lungo perché, beh, tanto voglio dire, non è uscito niente, si tratta di chiacchiere. E mi stupisce perché un magistrato, insomma, prima di lanciare questa specie di allarme, che è una cosa molto pesante, tra l'altro, dovrebbe avere delle ragioni, dei fatti. Invece non è uscito niente. Sembra proprio una, come dire, una campagna mediatica. E io mi sono fatto l'idea che sotto ci sia qualcosa e che quel qualcosa sia il fatto che il nostro governo intende militarizzare la questione dei migranti, che intende militarizzare il Mediterraneo, che intende dare una risposta militare. E questa cosa è molto preoccupante, non tanto per il buon nome dell'ONG, che noi veramente proprio non ci riguarda, la cosa non ci tocca. Noi in mare abbiamo salvato 5.000 persone nei 2 mesi in cui abbiamo fatto soccorso in mare e questo è tutto. Però la cosa preoccupante è proprio questa qua. Ieri, mi pare, o l'altro ieri, è uscita una notizia che poi non si sa se è smentita o non smentita, che l'Italia sarebbe pronta a inviare 500 soldati in In Niger. Niger, nel deserto del Niger, ricordiamo che lì c'è il confine con la Libia, da cui la rotta dei migranti passa da lì, Ora, nel deserto. a parte l'ovvia stupidità, d'altra parte connaturata a quelli che fanno queste proposte, insomma, perché 500 militari nel deserto, cosa si aspettano? Che tutti quelli che vogliono attraversare il confine libico vadano lì e, non so, chiedano un panino o una bottiglia d'acqua prima di andare avanti? Cioè, Sono territori giganteschi, no? una roba che non sta né in cielo né in terra. Poi si dimentica di una cosa, che sul Niger ci sono scritti decine e decine di articoli, giustamente, su tutte le atrocità commesse da Boko Haram. E adesso noi mettiamo lì i militari, o metteremo lì i militari, sperando di intercettare qualcuno che sta fuggendo magari proprio da Boko Haram. Una pazzia. Esatto. Cioè dall'ISIS dell'Africa, insomma. Però, come dire, non è la pazzia più grande a cui ho assistito negli ultimi tempi. C'è una notiziola che credo sia sparita in 24 ore da tutti i media e che è stata presentata come ah, l'Italia riprende a camminare, insomma, no? Sembra en marche, no? Perché l'anno scorso sono aumentate dell'85% le esportazioni militari. Io mi vergognerei se fossi un politico per esportare solo una pistola. Perché una pistola vuol dire uno o più morti, non sono oggetti soprammobili da collezione. E a chi le vendiamo queste armi? Tra i nostri clienti c'è la Turchia, nostro Stato democratico, il Qatar e l'Arabia Saudita, e le abbiamo venduto aerei, missili e quant'altro, e proprio recentemente, non so se proprio con quegli aerei o con quello dato il mese prima, ma si sta bombardando le popolazioni in Yemen, Non solo, ma si sta sostenendo la guerra in sono Libia, la finiti nelle guerra in mani Siria. dell'ISIS, molte di queste armi, Allora, chiaramente. chi decide queste cose? La notizia è comparsa ed è sparita. Perché? Perché il nostro governo non ha interesse a far vedere pubblicamente che sono una banda di militaristi. Ecco, però Gino, c'è un punto, no? Partono dalla Libia. Tutti dicono, ormai, diciamo, senso comune che siano troppi i migranti che attraversano il mare e arrivano sulle nostre coste, che c'è un aumento esponenziale. Allora, che cosa si fa? Guarda, se vogliamo dare una dimensione e anche una ragione a questo fenomeno migratorio, l'anno scorso sono stati tra rifugiati e sfollati, quindi rifugiati sono quelli che varcano i confini del paese, lo sfollato è quello che scappa ma comunque resta all'interno del paese, ci sono stati 65 milioni di rifugiati e sfollati nel mondo. Di questi 65 milioni, 500 mila sono arrivati in Europa.
di questi 500.000, 300.000, 350.000 sono arrivati via mare e 180.000 circa sono fermati in Italia. Sono fermati in Italia perché il Liechtenstein non ha coste. Allora dov'è l'invasione? Stiamo parlando dello 0,3% della popolazione italiana. Ma guardiamoli in faccia questi qua. Da che cosa scappano? I paesi da cui scappano questi 65 milioni sono, primo, la Siria, secondo, l'Afghanistan, terzo, l'Iraq. Paesi devastati, martellati dalla guerra e dalle bombe. Devastati dalla guerra e dalla povertà. E poi ci sono, tra questi 65 milioni, 300.000 bambini non accompagnati. Il 92% dei bambini che arrivano sono da soli. Ho letto, è un dato che è uscito oggi, questo qua. E in Italia l'anno scorso ne sono arrivati circa 5.500 e poi non si riesce bene a rintracciarli tutti una volta arrivati. Ecco Gino, però... Guarda, se si vuole capire la migrazione, sì, basta fare una cosa molto semplice. Prendere una fotografia di un ragazzino su un barcone, ritagliare la faccia e incollarci quella del proprio figlio. Allora si capisce la migrazione. Senti, un'altra frase chiave della politica, in modo praticamente indistinto, è aiutiamoli a casa loro, aiutiamo i paesi da cui loro partono. È possibile farlo? Voi lo fate per esempio con le ONG, con i vostri ospedali, con le vostre strutture di soccorso, ma è un'impostazione giusta questa della politica, dire aiutiamo i paesi, la Nigeria, il Niger, l'Iraq, l'Afghanistan, ma la sicuramente Siria? Sicuramente sarebbe utile, però poi bisogna farlo. Noi abbiamo incominciato, perché le nostre risorse sono piccole, abbiamo incominciato a fare centri di eccellenza di medicina in Africa, perché nel continente africano non esiste un solo ospedale che cura gratuitamente, per esempio, i tumori. Pensiamo in Italia o in Europa ad avere un ospedale che cura i tumori. Sarebbe l'insurrezione. Là è così. Noi cerchiamo di costruire queste strutture, di fare training, di fare formazione del personale. Stiamo adesso incominciando la costruzione di un centro d'eccellenza in chirurgia pediatrica in Uganda. Abbiamo appena celebrato i 10 anni di lavoro del centro di cardiochirurgia di Khartoum. E questo è il nostro approccio, portare medicina perché il diritto a essere curati è un diritto universale. Altri dicono che bisogna curarli a casa loro. E poi a casa loro cosa fanno? Fanno le cose che abbiamo visto nel filmato precedente? Cosa fanno? Fanno operazioni militari? 200 milioni e rotti sono stati promessi e destinati dal governo per la cooperazione internazionale in Africa. Andiamo a vedere dove sono andati a finire. Io scommetto che salterà fuori che sono pressoché tutti già assegnati ai militari. Non credo che le popolazioni africane abbiano bisogno di militari europei. Hanno bisogno di ospedali, hanno bisogno di scuole, hanno bisogno delle cose di base. C'è un grande problema etico, Gino, che si pone nelle zone di guerra. Penso alla Siria. L'ultimo dossier ci dice, a me personalmente non mi sorprende, che Assad abbia usato addirittura i forni crematori per sbarazzarsi delle persone, gli oppositori di regime ammazzati. È un feroce, sanguinario dittatore, ma dall'altra parte c'è l'ISIS, no? Che probabilmente forse è addirittura peggio. Allora, tra questi due fuochi, la gente fugge, no? Allora, anche in questo caso, però, che cosa si fa per riportare? Come facciamo a riportare quelle persone lì? Dobbiamo scegliere tra due mali. Non possiamo pensare di portare la democrazia in quei posti e la giustizia. Dobbiamo scegliere un dittatore, perché il dittatore è meglio sempre dell'ISIS. Guarda, io credo che la guerra, in tutte le sue forme, ha bisogno, come ha bisogno di munizioni, ha bisogno di falsità. Di falsità. Quante bugie sono state dette sulla guerra? Possiamo andare indietro di un secolo? Il presidente americano che disse che la prima guerra mondiale era la guerra per far finire tutte le guerre? Possiamo passare alla seconda, quando un altro presidente, sempre americano, disse, beh, è evidente a tutti che Hiroshima era una base militare. E via, via, via. Osama Bin Laden
è stato definito combattente per la libertà. Quando era in Afghanistan. Dagli Stati Uniti. Contro i russi. Combattente per la libertà. Poi è diventato il terrorista numero uno. È lo stesso per Saddam Hussein, è lo stesso per Gheddafi. Tutte le volte c'è la costruzione del mostro, perché il concetto è molto semplice. Il mostro o il terrorista sono gli altri. Noi possiamo radere al suolo una città e fare 200.000 morti, come si è fatto a Hiroshima, come si è fatto a Dresda, come si è fatto in tanti posti. Quello non c'entra niente col terrorismo. Il terrorismo sono le azioni violente che fanno gli altri. E questa che è una cosa... Senti Gino, dove sta per arrivare Emergency? In quale zona, diciamo? Ma un'altra cosa voglio sapere da te. Dove non riuscite ad andare? Cioè dove anche tu sei stato costretto ad arrenderti a una situazione impossibile? Beh, noi abbiamo cercato a lungo di poter intervenire all'interno della Siria, ma non siamo riusciti a trovare interlocutori credibili. E quindi abbiamo dovuto per forza limitarci a portare assistenza nei campi rifugiati, dove ci sono rifugiati siriani oppure sfollati iracheni, e dove abbiamo stabilito delle cliniche. Abbiamo anche ripreso in mano un ospedale per feriti di guerra che avevamo costruito molti anni fa a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Erbil è a 60 km da Mosul, e quindi arrivano tutti i feriti della battaglia di Mosul, che è una battaglia che si combatte casa per casa. Con tantissimi civili che sono ostaggi dei combattenti, dei terroristi. Quello che la politica non dice mai è che in ogni conflitto, dopo il 1945, il 90% delle vittime sono stati civili. Questa cosa non viene mai fuori. Perché altrimenti i civili comincerebbero a pensare, ma scusate, ma siamo noi il bersaglio, siamo noi il nemico, visto che 9 volte su 10 accoppate uno di noi e quello che era in origine il mostro se la cava sempre, o molto spesso. E questo è il dramma. Senti, stiamo cercando di intervenire in Libia, no? Dove voi ve ne siete andati a un certo punto, perché la situazione era diventata insostenibile. Ma noi ce ne siamo andati da il posto che avevamo scelto, che era Gernada, sia perché non arrivavano molti feriti, sia perché non c'era rispetto. Non c'era rispetto per le strutture sanitarie, quella città, che è una piccola città, era sostanzialmente in mano delle bande fuori controllo. E per noi, dovunque interveniamo, libero accesso per tutti deve essere una delle precondizioni. Noi non abbiamo nemici. Dovete intervenire da tutte le parti, siete neutrali. Un ferito è un ferito. Ma questo tentativo del governo italiano di stabilizzare la Libia e trovare un accordo perché i migranti, torniamo lì, non partano, è secondo te possibile o è un'illusione? Ma è una stupidata, semplicemente una stupidaggine. Adesso dobbiamo stabilizzare la Libia, ma non abbiamo deciso di destabilizzarla poco tempo fa? Non si è pensato di cominciare a bombardare, intervenire, tirare giù un dittatore, come ce ne ha tirati giù tanti altri? Poi dopo, chi va al potere sono tanti dittatori, sempre più radicalizzati, sempre più... E poi più... stanno tornando tutti i dittatori, pensiamo all'Egitto anche, no? Beh, senti, Gino, molti dicono, prima di pensare in Italia ai migranti, pensiamo agli italiani che sono sempre più poveri. C'è bisogno di voi, per esempio, in Italia? Come stanno gli italiani? C'è bisogno sempre, perché gli italiani stanno diventando sempre più poveri, fasce della popolazione che non riescono a superare la soglia di povertà sono in aumento, e gli italiani, per esempio, non riescono più a curarsi come si deve. Il secondo poliambulatorio che noi aprimmo anni fa a Marghera, sempre pensando servirà agli immigrati, ma servirà anche agli italiani. Il primo paziente era un ex membro di una squadra olimpica italiana, che poi ha perso il lavoro, che ha avuto dei problemi ai denti, per cui alla fine non riusciva neanche più a alimentarsi e ha finito per fare il e tu senti, senza tetto. Senti possibile un conflitto tra gli italiani e i profughi in Italia, proprio sulla base di questo impoverimento che sta avanzando? Ma io spero proprio di no, perché
sono convinto che alla fine quello che ci potrà salvare è solo il riconoscere la nostra umanità, il nostro terreno comune. Non sono, come dire, parole mie, sono parole che già stavano nel manifesto di Russell Einstein di più di mezzo secolo fa, ma questo punto per me è fondamentale. Bisogna capire tutte le volte che siamo esseri umani e esercitare quelle cose che caratterizzano la nostra umanità, che non sono la violenza, la tortura, l'assassinio, ma che sono il cercare di fare quel che si può, quel poco che si può, per vivere meglio tutti insieme. A proposito di questo, Gino, sabato ci sarà una marcia, la marcia dei migranti a Milano. Ce n'è stata una in Spagna, molto partecipata, centinaia di migliaia di persone, e speriamo che ce ne siano altrettante a Milano. Lo spero. Tu ci andrai? Certamente. Che significato ha per te questa marcia? Di dire che io considero i migranti persone con i miei diritti, esattamente uguali a me, con gli stessi diritti miei. Allora, quello che si chiede per se stessi va diviso, condiviso con gli altri.